È chiaro che per parlare del 2018 con Gabriele Marchesani dobbiamo un po' scindere gli sport, perché Gabriele Marchesani oramai è un uomo di sport a 360 gradi, quindi la prima parte direi, presidente Marchesani, dobbiamo parlare di ciclismo, perché ti sei lanciato nel mondo professional. Sì, in effetti è stata comunque un'esperienza importante con la co-presidenza insieme a Valentino Sciotti di un team importante italiano che è la Nippo Vini Fantini Europovini. Purtroppo c'è stata la non partecipazione al Giro d'Italia, però comunque abbiamo toccato tante gare importanti, voglio citare ecco, la Milano-Sanremo, la Tirreno Adriatico piuttosto che l'Amstel Gold Race in Olanda, quindi mi sono tolto insieme a tutto il team delle belle soddisfazioni, credo che sia stata anche per me un'esperienza importante ecco, da vivere. Scegliendo in estate di puntare sul basket, com'è nata l'idea basket nel 2018, Gabriele Marchesani basket, ecco questo binomio? Ho puntato sul basket perché credo che in questo momento rilanciare una città importante come Chieti, capoluogo di provincia, dove il basket è stata sempre l'eccellenza sportiva, credo che sia stata la cosa più importante per me e per tutto il mio staff. Dopodiché è chiaro anche che con l'amicizia con Massimiliano Del Conte, il quale, come ho già detto precedentemente, mi ha corteggiato per tanti mesi, ho visto ecco, la valenza del progetto innestato da lui e ho creduto in questo progetto, tant'è che oggi, grazie a diversi risultati importanti che abbiamo acquisito anche con l'arrivo del nuovo coach Piero Cohen, sta dando risalto a questa città e soprattutto devo sempre, come faccio ogni domenica, ringraziare il pubblico di Chieti che è sempre molto presente al Palatricalle. Io partirei proprio da questo aspetto, presidente Marchesani, ovvero la capacità che avete avuto con la nuova società di fare un lavoro da categoria superiore, mi riferisco al pubblico, mi riferisco all'organizzazione societaria, al marketing. Ma è chiaro che per fare bene nello sport a me piace partire dalle basi. Dalle basi non significa partire ecco, nel basket dal quintetto, bensì da una società strutturata importante con degli elementi dirigenziali importanti, dopodiché mano a mano creare anche l'aspetto sportivo. Però alla base di tutto c'è quello l'impatto di dare comunque al pubblico di Chieti l'immagine importante di una società che esiste e che possa dare progettualità a questo importante team e speriamo che nell'arco di 1 o 2 anni ecco, si possa arrivare all'A2 che è un obiettivo molto ambito da noi e sul quale puntiamo molto. Presidente Marchesani, possiamo dare un voto a questa prima parte di stagione che chiude il 2018 ma che per presidente Marchesani è la prima parte di basket giocato della sua virgolette carriera da presidente? Ma darei un 6, 6 e mezzo, più che sufficiente, perché comunque abbiamo ottenuto dei risultati importanti con squadre importanti come Pescara e Fabriano e chiaramente però abbiamo perso anche delle gare che non dovevamo perdere, soprattutto in casa, quindi è una stagione che come inizio vale un più che sufficiente. Io, Gabriele Marchesani, presidente dell'Europovini Basket Teate, per il 2019 mi auguro che possiamo disputare una seconda parte di stagione molto importante, tanto da disputare dei playoff alla grande e magari sognare, ecco usiamo il termine sognare. Presidente Marchesani tra l'altro ha anche lavorato molto per provare a prendere una società storica del basket italiano che è quella di Cantù. Al di là della trattativa con Cantù non voglio entrarci in questa sede. Qual è l'ambizione personale di Gabriele Marchesani? Perché mi ricordo che tanti anni fa Gabriele Marchesani è partito da una squadra di amatori di ciclismo, è arrivato all'elite del ciclismo, top sponsor nel calcio con il Pescara, presidente di una squadra prestigiosa come Chieti Basket, ha puntato a prendere la Serie 1 di basket. Ma dove vuole arrivare Marchesani? Diciamo che io sono ambizioso e a me piace ambire anche, diciamo, soprattutto a grossi traguardi. Il fatto, ecco, come hai detto tu, parti tanti anni fa, 10 anni fa, con una squadra amatoriale, tu ricordi bene, dopodiché misi su una squadra professionistica di ciclismo nel mondo Continental, quest'anno con una squadra professional ho avuto l'onore di avere un capitano come Damiano Cunego e quindi non è uno degli ultimi arrivati, sappiamo cosa ha vinto in carriera Damiano e l'ambizione nella Teate Basket è perché comunque come ho detto prima rappresenta un'eccellenza di questa città, è una città, è la mia città, è la città che amo e chiaramente poi parlando anche di Cantù quello è più un prospetto a livello di business che non a livello ecco, di sentimento.
Presidente, in bocca al lupo per il 2019, naturalmente tanti auguri di buon anno a lei e all'Europa Ovini Basket Teate. Grazie Presidente. Viva il lupo e grazie a voi.